Nato nel 1947 a Bremerton, nello stato di Washington, Stephen Hall si laurea presso il College of Architecture and Urban Planning di Seattle nel 1971. Continua poi la propria formazione in Europa, in particolare a Londra, alla AA School of Architecture, e a Roma, e si mette successivamente in proprio a New York, città in cui aprirà il suo studio nel 1976. Talentoso acquarellista, tra l'altro una sua collezione è conservata al MoMA, e docente presso la Columbia University e l'American Academy of Arts and Letters, Hall è uno dei più influenti architetti e teorici dell'architettura contemporanei. Neoespressionista, sperimentale, capace di creare combinazioni sorprendenti di materia, colore e luce, grazie all'ausilio di tecnologie digitali e ad una sensibilità artistico-sensoriale, è noto a livello internazionale per i numerosi progetti realizzati in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti e in Oriente. Nella sua produzione, che spazia da progetti per residenze a campus ed istituti d'arte, ha saputo sintetizzare ragioni filosofiche e metodologie progettuali in una ricerca di esperienza e di critica. Ispirata e influenzata dal filosofo Maurice Merleau-Ponty e dall'architetto teorico Juhani Palasma, l'opera di Hall ha subito nel tempo un cambiamento di enfasi, da una precedente attenzione alla tipologia ad uno stile sempre più moderno e fenomenologico, fondato sull'esperienza della percezione. Le sue idee sono riassunte nel saggio Anchoring del 1989, in cui racconta il pensiero alla base dei suoi progetti, come questo si articola nell'ottica di definire dei rapporti dialettici tra edifici e luoghi, affinché i primi non risultino intrusi nello spazio che li circonda. Autore di diversi volumi, tra cui Parallax del 2000, Urbanism, Working with Doubt del 2009, Scale del 2012, è difficile raccontare Hall e interpretarlo perché manca di una chiave di lettura univoca, e forse per capirlo davvero dovremmo appellarci alla monografia di Robert McArthur, che lo ritrae alla perfezione come architetto, come filosofo, come artista che attraverso acquarelli concettuali enuncia le proprie idee, i fondamenti alla base di ogni progetto. Non sarà quindi semplice fare un excursus sulle sue opere, poiché queste risultano quasi sempre indipendenti e interdipendenti dai diversi contesti a cui si riferiscono. Il Museo di Arte Contemporanea Chiasma ad Helsinki del 1998 è forse l'apripista dei progetti per spazi espositivi e si fonda ad esempio sul concetto di fusione fra materia e spazio. Mentre per l'edificio del Massachusetts Institute of Technology il riferimento è più esplicito, è una metafora diagrammatica della spugna. Nel tempo Hall ha perfezionato l'utilizzo di superfici traslucide in particolare, quasi lattiginose, nel tentativo di ottenere delle light boxes omogenee. Le ritroviamo in moltissimi suoi progetti, come La Cite de l'Océan et du Surf di Biarritz del 2011, nel Nanjing Xifang Art Museum, nell'Istituto per Arte Contemporanea di Richmond, nel Museum di Houston e soprattutto nell'ampliamento del Nelson Atkins Museum of Art a Kansas City del 2007, in cui 5 grandi lenti di vetro emergono dal suolo e danno forma a una luminosa integrazione tra architettura, arte e paesaggio, valorizzando il giardino delle sculture e le costruzioni preesistenti. Stephen Hall iniziò a lavorare sul tema della pelle degli edifici già a partire dagli anni 90, ma prima delle scatole luminose sperimentò soluzioni altrettanto originali ed interessanti. Nello Storefront for Art and Architecture a New York, uno spazio espositivo a pianta triangolare realizzato con Vito Acconci nel 1993, la facciata si scompone grazie a dei pannelli ruotabili in cemento fibro rinforzato. Nella Stretto House a Dallas, costruita tra il 1990 e il 1992, l'approccio fenomenologico e concettuale si evidenzia nelle bucature che vengono ricavate da una composizione musicale dell'ungherese Béla Bartók. Negli Sarfatistraat Offices di Amsterdam, la nuova ala di uno storico edificio in mattoni, gioca con superfici semplici ma ingannevoli a livello percettivo. Il rivestimento è in rame verde traforato e le finestre sono colorate. Nella Cappella di Sant'Ignazio, a Seattle, si ispira invece alla visione del santo e alla vita spirituale interiore. L'intero progetto ruota attorno a 7 contenitori di luce in un contenitore di pietra. Ogni volume riprende metaforicamente il programma del culto gesuita e ha vetri di colore diverso in modo che i volumi dell'edificio siano contrassegnati da luci colorate.
Fra gli edifici più famosi, ma anche più recenti, segnalo il Reed Building, ossia l'estensione dello storico edificio in muratura di Charles Rennie Mackintosh per la Glasgow School of Art del 1909, realizzato per contrasto con materiali trasparenti e volumi modellati dall'interno verso l'esterno e viceversa. Mentre nel caso dei progetti urbani sulla scia di Void Space a Fukuoka del 1991 in Giappone, spiccano complessi come Linked Hybrid a Beijing del 2009, costituito da 644 appartamenti dislocati su 8 torri di 22 piani ciascuna e collegate tra loro da ponti coperti e sospesi. Sempre sul tema dei passaggi o passerelle sopraelevate che violano le regole geometriche di costruzione, diventando così alternative agli edifici isolati e monofunzionali tipici delle megalopoli del XXI secolo, c'è Sliced Porosity Block a Chengdu in Cina. E poi ancora Shenzhen con il grattacielo orizzontale, una struttura polifunzionale galleggiante lunga quanto l'altezza dell'Empire State Building e caratterizzata da un giardino con piante tropicali ispirato ai progetti del paesaggista brasiliano Roberto Burle Marx. Nel 2016 Stephen Hall, insieme alla moglie e socia Dimitra Sakrelia, fonda T-Space, un'organizzazione artistica multidisciplinare che porta il suo nome, dove si trovano l'archivio dello studio, la galleria d'arte della fondazione no profit omonima, la casa sperimentale Ex In House e la residenza per giovani architetti con lo studio dedicato al loro lavoro. Ogni estate, infatti, la fondazione organizza una residenza per 5 architetti emergenti selezionati nel mondo su base competitiva e che passano il mese di luglio presso la fondazione seguendo lectures di architettura, design e arte e sviluppando un progetto diverso ogni anno. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Dannati Architetti torna lunedì mattina con un nuovo personaggio. Nel frattempo ti invito a seguire il podcast via Instagram @dannatiarchitettipodcast e ad iscriverti al club di Dannati Architetti su dannatiarchitetti.com. Avrai accesso a puntate audio-video esclusive ogni mese.